Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Oggi è sabato mattina e, al contrario del solito, è una giornata abbastanza cupa, brutta, grigia. Il sole cerca di fare capolino fra le nuvole, c'è la speranza che... speriamo di no, ma potrebbe anche venire a piovere. Questa è la giornata, teniamocela, siamo a marzo, d'altronde. E, per me comunque che piove è una speranza, mi va via l'allergia, ve ne ho parlato la volta scorsa. Allora, io oggi vi parlerò di un canale, innanzitutto di un canale YouTube molto particolare, e poi riprenderò un attimo questo discorso della pioggia. Il canale YouTube di cui vi parlo ha a che fare con il cinema, ma non è un canale di recensioni o in cui si criticano i film, si parla dei film. Si parla dei film, questo sì. Il canale in oggetto è Cinema Sins. E l'ho scoperto per caso, è un canale che trovo molto divertente per due motivi. Io anzitutto sono stato un relativamente presente utente del sito bloopers.it. Bloopers, in effetti, molti ormai pensano, guardando i bloopers su YouTube, che pensano che siano gli errori che vanno fuori dal montaggio. In realtà bloopers sono anche gli errori di montaggio dei film, per esempio le magliette che cambiano colore da un'inquadratura all'altra, eccetera. Seguivo questo sito, ma adesso lo seguo un po' di meno, ero più attivo nel passato, e mi piaceva molto questo discorso che nel film che arriva anche nella produzione finale saltano all'occhio queste piccolezze, che comunque non sminuiscono il film. Cinema Sins, invece, fa un lavoro completamente differente, perché quando ci parla dei film, che cosa fa? Analizza la trama, lo scorrere della trama, e verifica quali sono i peccati, materialmente, che Cinema Sins sta per peccati del cinema, no? E quali sono quelle cose che sono errate a livello di trama, no? Per esempio, vi porterò nella descrizione, oltre al link al canale, anche il link al, per esempio, ai peccati del film Il Signore degli Anelli, metto tutto in descrizione. Per esempio, a un certo punto, ricorderete tutti la scena della Compagnia dell'Anello, in cui sono tutti riuniti, e Gandalf spiega che bisogna distruggere quest'anello, e Gimli, subito, qual è il problema? Prende la sua accetta, la sbatte contro l'anello e distrugge l'accetta. L'anello va distrutto con la magia, va gettato nel fuoco, eccetera. A questo punto viene creata la Compagnia dell'Anello, e a questo punto hai il mio arco, hai la mia forza, e Gimli, hai la mia ascia. E giustamente quello di Cinema Sins dice: quale? Quella che hai appena distrutto cercando di rompere l'anello? Questo è uno degli esempi di come sono i filmati di Cinema Sins. Analizza un po' questi buchi nella trama, queste cose che sono talvolta comunque molto simpatiche, fanno vedere con un occhio differente un film, ma giusto per sorridere, dai, non vuole buttare giù i film. E un'altra cosa che mi è piaciuto tantissimo di questo canale riguarda i film di azione, soprattutto di un certo livello. Vi metto in descrizione quello che riguarda, per esempio, il film Terminator. E che cosa succede? Praticamente si chiede qual è il danno. Cercando su internet i prezzi delle cose che vengono distrutte nelle scene d'azione, cioè in quel periodo, per esempio, viene sfondata una macchina di quel modello in quel periodo costava più o meno, non so, $10,000, e viene rotta una finestra che in quel periodo costava, non so, $100, e fai conto dei danni che si vedono durante le varie scene d'azione. È una cosa che ho trovato veramente molto rilassante, molto simpatica, no? Poi alla fine, va bene, riportiamo questi danni nella cifra del XXI secolo e poi vediamo chi avrebbe guadagnato di più da questa situazione. Ripeto, una cosa molto divertente, vi consiglio, vi metto in descrizione sia il link al canale Cinema Sins sia questi due filmati che sono
tutto sbagliato con il Signore degli Anelli e quali sono i danni del film Terminator. E infine, la settimana prossima vi parlerò di un altro canale. E adesso ritorno un attimo, perché ho visto che il tempo stringe. Sto cercando di tenere i vlog un pochino più stretti, la volta scorsa mi sono lasciato un po' andare, ma cercherò di essere più compatto. Come dicevo prima, è una giornata abbastanza cupa, grigia, eccetera, è probabile che si metta a piovere. Generalmente esisteva un vecchio detto, piove, beh, così si lava la macchina. E qua a Siracusa, in generale nella Sicilia, un po' nel sud Italia, piovere implica veramente il concetto si lava la macchina, ma nel senso si deve andare a far lavare la macchina, perché qua a Siracusa, qua nel sud, abbiamo un piccolo problema, soprattutto in determinati periodi dell'anno, questo è uno dei periodi, l'altro periodo è verso settembre. Quando piove, tutto quanto, tutte le auto, tutte le cose, la strada, eccetera, si copre di una sottilissima polverina rossiccia. Praticamente è la sabbia del deserto del Sahara che arriva fino a qui e che ci piove sulle auto. E adesso vi metterò nella descrizione di questo filmato anche un link a una foto su Instagram che farò più tardi. È praticamente una foto delle condizioni in cui è la mia auto, perché praticamente questa notte ha piovuto e il risultato è che la mia macchina, che generalmente è color blu metallizzato, al momento tende al grigio marroncino mescolato a questo blu, perché è coperta da questo strato di polverina sottile fastidiosissima. Qui praticamente, qui in Sicilia ci abbiamo che quando erutta il vulcano l'Etna, ci abbiamo il problema della cenere vulcanica, quando non erutta l'Etna ci abbiamo il problema della sabbia del Sahara. Sta di fatto che ci abbiamo una quantità abnorme di polveri, di nanopolveri, di micropolveri, che ci aumentano anche i livelli del PM10 e via discorrendo. Cioè, qui qualche anno fa era stato introdotto il sistema delle targhe alterne, perché c'erano degli straforamenti sul PM10. Era il periodo era un periodo estivo, era un periodo in cui c'era anche l'eruzione del vulcano, e poi praticamente cosa è successo? Si è scoperto che i livelli di PM10 aumentavano soprattutto di notte, perché erano giornate ventose, perché arrivava la sabbia del vulcano, quindi alla fine questo sistema delle targhe alterne ha funzionicchiato, ma la soluzione era evidentemente un'altra, perché quando tu fai le targhe alterne perché ti aumenta il PM10, dici sì, ok, diminuirà il PM10, ma quando le polveri sottili ti aumentano di notte, quando praticamente non c'è traffico, evidentemente il problema è un altro. Però ho finito, dai, non voglio dilungarmi troppo. Quello che volevo dire, ciò di cui vi volevo parlare oggi, l'ho detto tutto quanto, ma ancora avremo da discutere. Ci vediamo la settimana prossima con la prossima recensione. Restiamo per il momento sempre sui canali in lingua inglese, quelli che seguo di più, perché quelli in lingua italiana non mi soddisfano tantissimo. Comunque, ragazzi, spero che questo mio filmato vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividete con gli amici, condividete sui social network, fate pollice in alto, fate thumbs up, come dice Taras di Crazy Russian Hacker, e commentate, fatemi sapere, fatemi ricevere il vostro grazie, il vostro feedback, e il vostro feedback per me è molto importante, quindi ditemi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Grazie a tutti, ciao e alla settimana prossima!